Fin da quando ero bambina mi sarebbe piaciuto diventare ingegnere. I miei genitori hanno regalato a me e mio fratello 2 o 3 anni fa un drone. Credo che sia nata una passione da lì. Da lì ho deciso di iscrivermi per provare cosa volesse dire usare i droni. L'attività che ho con il Politecnico di Torino nell'ambito dei droni iniziano nel 2006 per il rilievo di ampie porzioni di territorio in casi di emergenza. Dal 2009 sostanzialmente abbiamo cominciato anche delle attività con droni multirotore. Abbiamo studenti con differenti background, futuri architetti, studenti che hanno studiato pianificazione territoriale, che stanno studiando ingegneria civile, ingegneria aerospaziale. Le attività sono sostanzialmente divise in 2 fasi, una prima fase che riguarda lezioni teoriche su fotogrammetria digitale e computer vision per l'elaborazione dei dati e la realizzazione di modelli tridimensionali. Una seconda parte, una parte invece un pochettino più pratica, riguarda sia la sperimentazione, la prova dell'utilizzo di questi sistemi in appositi spazi dedicati al volo dei droni ed infine la parte di laboratorio sull'elaborazione dei dati. La speranza che al termine del corso sui droni i futuri architetti e ingegneri siano in grado di utilizzare queste piattaforme per la loro carriera professionale. Le operazioni che abbiamo svolto a seguito del terremoto del 2016 in Centro Italia, abbiamo visto negli studenti quell'entusiasmo e ho percepito la potenzialità di un corso che fosse effettivamente trasversale. È molto importante che queste tecnologie possano essere trasferite ai nostri studenti. Credo di aver cambiato un po' l'idea e la visione del mio futuro. Non vedo più fuori col drone misurare che è in ufficio a battere col computer. Non vedo l'ora di finire l'università per poter scoprire cosa mi aspetterà.